Buonasera, un caro saluto ad Andrea Armaro e ai partecipanti e grazie per avermi invitata da Beirut a partecipare a questa riflessione. Parlare di Mediterraneo e Libano significa parlare di legami millenari e di contaminazione reciproca. Partendo dalle coste libanesi, la civiltà fenicia si è radiata nel Mediterraneo fino alla Sicilia, così come a sponde, ad altre sponde sud e nord di questo mare, e dal Mediterraneo altre civiltà, greca, romana, fino alla dominazione ottomana si sono irradiate verso il Libano. Con un salto quantico arriviamo invece ad un'attualità che ci pone di fronte a sfide sistemiche, la sfida energetica, quella ambientale, della sicurezza alimentare e dei flussi migratori irregolari. Parlare di queste sfide da Beirut non significa parlarne dalla periferia, cioè da un piccolo paese di 10.000 km quadrati di superficie nell'angolo orientale del Mediterraneo. Perché in realtà non esistono periferie se guardiamo ad esempio alle conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina in termini di sicurezza alimentare ed energia. Per un paese come il Libano, che dipendeva per circa l'80% delle sue forniture di grano da Ucraina e Russia, l'interruzione delle catene di approvvigionamento per effetto della guerra, unitamente ai prezzi di consumo già in forte ascesa, hanno creato una tempesta perfetta. E per mesi abbiamo visto file di persone fuori dai panifici, meccanismi speculativi sui prezzi e sulle disponibilità delle farine. Si è rischiato davvero lo scoppio di una tensione sociale violenta, poi mitigata per effetto di interventi di emergenza da parte della Banca Mondiale, delle agenzie onusiane e dei donatori. Resta però per il Libano, così come per altri paesi con una popolazione ben più numerosa di quella del Libano, il tema della vulnerabilità delle catene di approvvigionamento alimentare, quale frontiera che richiede globalmente e localmente sforzi sinergici e coordinati. La seconda considerazione riguarda l'energia, anche questa legata agli effetti della guerra contro l'Ucraina. Il Libano finora ha rappresentato il tassello mancante nel quadrante medio orientale della partita energetica. Ora per la prima volta uno sviluppo importante si sta materializzando in questi giorni, con la finalizzazione dell'intesa sul confine marittimo fra Libano e Israele. Quest'intesa permetterà al Libano di accedere alle proprie risorse di gas a sud e a Israele di esplorare in sicurezza i giacimenti in prossimità del confine. La necessità per i paesi europei di diversificare le fonti di gas, ha creato quella pressione aggiuntiva in un negoziato che durava da oltre 10 anni, per superare le ultime resistenze e ricomporre questa storica disputa lungo il confine marittimo a sud, con potenziali effetti positivi, geopolitici ed economici che speriamo di poter vedere nel medio e lungo termine. Uno sviluppo positivo, questo, su cui volutamente chiudo il mio intervento, per sottolineare l'importanza delle interconnessioni energetiche come fattore di stabilizzazione. Questo è anche il principio di fondo a cui si ispira l'azione della diplomazia italiana nel Mediterraneo, in questo come in altri settori. L'idea cioè che le risorse possano e debbano essere gestite all'interno di uno schema cooperativo e non di scontro, in una logica di beni comuni mediterranei. Grazie per l'attenzione.